Buongiorno a tutti, oggi vi mostrerò 8 modi diversi per collegare un sensore volumetrico alla centrale di allarme. Alcuni di questi sono solo a scopo didattico, ma sono da evitare anche se perfettamente funzionanti. Qui ve li mostro perché permettono, soprattutto a coloro che non sono del mestiere, di comprendere meglio i collegamenti più comuni. Nei collegamenti bilanciati sono stati usati i valori di resistenza per una centrale INIM. In tutti i collegamenti è sempre presente la linea di alimentazione rappresentata dal filo rosso e nero, di sezione 05. I collegamenti che varieranno sono quelli sui terminali PIR di allarme, AM di antimascheramento e tamper. Il primo che vedremo è il normalmente aperto. Qui abbiamo il filo verde sul morsetto C e il filo giallo sul morsetto NO del relè PIR di allarme. In questo sensore in particolare c'è il morsetto NO ma non viene utilizzato. Però se avete dei sensori in cui viene utilizzato, sappiate che se realizzato un simile collegamento e il circuito del terminale T1 viene interrotto, il sensore risulterà sempre a riposo. Invece è preferibile utilizzare il normalmente chiuso con il filo giallo nel morsetto NC, perché quando il sensore va in allarme questa uscita si apre. Nell'eventualità che il circuito T1 si interrompe, indipendentemente dallo stato del sensore, la centrale vedrà il sensore sempre in allarme e sapremo immediatamente della presenza di un guasto. Questo tipo di collegamento, senza utilizzare l'uscita tamper e AM, va bene nelle installazioni residenziali, perché le probabilità di manomissioni sono veramente basse. Diversamente, in ambienti aperti al pubblico, è meglio collegare anche l'uscita tamper e l'uscita antimascheramento. Questo che vi sto mostrando è da utilizzare solo se non volete configurare il bilanciamento in centrale e avete terminali a sufficienza. È una soluzione che ho visto in un box auto in cui c'era un solo sensore volumetrico e un solo contatto magnetico e avanzavano ancora un paio di terminali. Una soluzione simile alla precedente è questa qui, in cui abbiamo il tamper e l'antimascheramento collegati in serie. La centrale non distinguerà tra l'apertura del tamper e dell'antimascheramento, ma ci fa risparmiare un terminale in centrale. Poi ci sono i collegamenti con le resistenze da preferire ai precedenti. Il primo è questo, a singolo bilanciamento in cui viene collegato solo il contatto di allarme. Questo tipo permette il riconoscimento del cortocircuito e va benissimo in locali residenziali. Poi abbiamo il doppio bilanciamento in cui c'è il riconoscimento del cortocircuito e della manomissione. La manomissione però non distingue tra l'uscita del tamper e dell'antimascheramento perché sono collegati in serie, ma già ci permette di usare un solo terminale. Ma se vogliamo il riconoscimento delle uscite antimascheramento e tamper, dobbiamo usare il triplo bilanciamento, in cui c'è il riconoscimento del corto, della manomissione e del mascheramento, oltre naturalmente del riposo e dell'allarme. E infine, se vogliamo risparmiare un filo in centrale, adottiamo questa soluzione in cui il circuito del terminale T1 va massa attraverso il negativo dell'alimentazione. Con questo è tutto e ci vediamo al prossimo video.